Qui con noi Don Andrea Gallo. Come stai? Sei comodo? Ecco qua Don Gallo, benvenuto. Io do del tu a Don Gallo come da tanto tempo nella vita, quindi come d'accordo. Questo è il libro Così in terra come in cielo, edito da Mondadori, che è il ribaltamento assoluto di tutto ciò che pensiamo, ma arriviamo con calma a questa... A quest'ultimo aspetto. Incomincerei proprio leggendo il libro, Don Gallo, da quella sera in cui hai partecipato a una rapina. Pagina 18-19. Bellissimo. Tanto troppo bello, perché vedi, io ho incontrato Gesù e avevo 20 anni e mi ha detto: io sono venuto per servire e non per essere servito. Allora io tutte le volte che mi chiamano da servire vado. Sì, ma la rapina. Sto passeggiando per via Granci con un amico. A Genova. A Genova, via Granci, Langiporto. E sai, vedo che c'è dei ragazzi che caricano un camioncino. Io passo, mi saluto, don, perché sono conosciuto, Genova, una cattiva fama. A e Genova, uno dice, certo, ridendo, scherzando: è comodo fare il prete, non si lavora mai. Ah sì, ma parlo già di qualche anno. Io sono andato lì, ho cominciato a caricare, tutti contenti. 10-5 minuti, arriva una pattuglia, due pattuglie, si ferma, scende giù un commissario, parlo di anni fa. Mi conosci, Don Gallo, ma cosa ci fa qua? Come cosa ci fa? Do una mano, magari che qui è una rapina occulta. Fermi tutti! Facciamo l'inventario. L'inventario. Facciamo l'inventario. Commissario, vedi, restituiamo tutto, bravi ragazzi, ecco, finito. Senti Andrea, ma a proposito di divise, no? Perché appunto quell'incontro con le forze dell'ordine, diciamo, nel libro Così in terra come in cielo, tu racconti di molti, diciamo, incontri con persone in divisa, anche con i tuoi superiori in divisa, voglio dire. Ecco, il rapporto non è mai stato tranquillissimo. Ho già avuto 5 cardinali. Come hai avuto 5? Io nel mio periodo cinque cardinali. Ecco, c'è un vescovo o un cardinale con cui ti sei proprio sentito in sintonia nella tua vita? È proprio in sintonia, no proprio... amici proprio in sintonia è un altro piano, no? È un altro piano. Li consiglio, mio superiore, pastore, ma in sintonia mai con le... eppure non mi ha mai scomunicato. Oh, guarda. Meno male, ormai insomma, no? Vuol dire, ormai basta, direi che non sei. Anzi, c'è stata anche una profezia che ti riguarda. Nel lontano 1949 qualcuno ti ha predetto che non saresti mai diventato papa, perché oggi è facile, ma allora non si sapeva. Ma capisci che ero appena uscito, io sono entrato dai Salesiani, per me Don Bosco è tutto, Mia mamma diceva, com'è bravo suo figlio, non è mio figlio, diceva mia mamma, è figlio di Don Bosco, quindi per me Don Bosco mi ha avvicinato a Gesù. E allora termino il noviziato del 49, io sono entrato a 20 anni, quindi ero un po' più grande, e andiamo a Maria Ausiliatrice, alla Basilica, brevemente, c'è una reliquia della congregazione, c'è un vecchio salesiano ormai professore, è stato professore a Valsaggio, non mi ricordo il nome, il quale era conosciuto Don Bosco, in quinta ginnasio, lui parlo già di 50 certo, anni fa e più, certo. E in quinta ginnasio Don Bosco è morto dell'88, lui ha conosciuto, quindi per noi ci dica tutti attorno com'è racconto. Don Bosco, lui ci parla, alla fine come si usa, ci si congeda, no? Io sono l'ultimo, che è il più grande, vado lì per baciare la mano, avevo già la talare, avevo fatto la vestizione, Chierico Gallo, come? Chierico Gallo, mi sembra di vederlo Fabio, mi fa, ecco vedi la mia profezia. Sì. Non sarai mai papa, perché dire pappagallo sarebbe così disdicevole. Allora c'era Papa Pacelli. Papa Pacelli c'era allora. Allora c'era Papa Pacelli, a cui tu sei arrivato molto vicino. Nel libro racconti che un giorno, una domenica di passione peraltro, giusto? Ti sei infiltrato in Vaticano. E capisci, io amo la mia Chiesa, a proposito di sintonia, però io amo la Chiesa. Voglio la Chiesa sempre gloriosa, sempre penitente e sempre reformante. Cioè la Chiesa è aperta a tutti. E lo studiavo a Roma allora, già dopo, no, più avanti. E io volevo vedere il Papa da vicino, lo sai, lo vedevo sempre lassù. Certo. Allora dico a due chierici, uno deve essere vivo ancora,
venite con me. Eravamo ancora a Chieri, vedrai che andiamo, era la domenica di passione del 50, cioè dell'anno santo. Arriviamo quasi di nascosto, con una quasi cotta qui, arriviamo proprio all'entrata dall'arco delle campane, no? A San Pietro. Io vado dritto, la Montreio era un po' più inutile, una faccia come c'ho io proprio. E lo svizzero, dico, scusi, devo andare in sacrestia. E lui, là, mi fa segno. Se non ti ha chiesto lei? Niente, niente, noi dentro arriviamo, c'erano i gendarmi allora. A una porta già all'interno, dove? In sacrestia. E allora mi fa segno, mi porta in sacrestia. Quando siamo in sacrestia, un mucchio di gente, arriva un monsignore con la lista, no? Oh, dice, e voi tre? E noi siamo salesiani, ma non ci siete nella lista. Ma dico, ma... dice, ma strano, vabbè, state lì, dice, non vi assicuro il posto all'altare della confessione. Alla domenica di passione siamo andati all'ascensore del Papa, all'interno della Basilica, Papa Pacelli che è uscito, io l'avevo lì davanti. Il mio Pietro, il mio successore di Pietro. Sei arrivato lì? Perché lui ha detto nel libro racconta che non dice a questo... Non ti dico come poi i superiori, perché poi ci hanno visto, perché eravamo, è l'unica domenica certo, che allora il Papa camminava a piedi in San Pietro, senza sedia gestatore, e quindi noi eravamo nel corteo papale. Quindi io, 5 mesi dopo di me, io lo guardavo, c'era il Papa. Ci hanno chiamato i superiori. E io mi ricordo che già allora... Quei due Chieri si piangevano uscendo dallo studio. Io vado dentro e dico, ma direttore, ma io volevo vedere il Papa, no? Certo. E allora rimase un po' lì, eccetera. Nulla di male, sì. Il Pietro, il Vescovo di Pietro. Senti, nel tuo libro mi sono reso conto che sei stato apostrofato, più che definito, in tanti modi. Te ne leggo alcuni. Chierico rosso, protettore dei tossici, amico delle prostitute, prete comunista, amico dei transessuali, dei deviati, dei galeotti, dei balordi, dei migranti, insomma, di tutti coloro che viaggiano ai margini della società. Tutte definizioni che tu, sono sicuro, accetti. Tutto in toto. E sono definizioni che si rifanno a storie che una città come Genova racconta da sempre, continuamente, che tu sei in grado di accogliere come nessun altro. Ci spieghi seriamente da dove arriva, sin dall'inizio della tua vocazione, la scelta di stare con gli ultimi? La scelta di stare con gli ultimi, capisci che, te l'ho detto prima, quando ho incontrato Gesù, che mi ha dato il suo biglietto da visita, sono venuto per servire e non per essere servito. Ormai lo sento, proprio per me è spontaneo essere immediatamente, proprio direi col Vangelo in mano, pigliati, non so, basterebbe il Padre Nostro. Come si fa a dire il Padre Nostro poi che ci sono dei figli e figlie di Dio e fratelli di serie B, C, D, non so, Matteo 25, avevo fame e mi avete dato da mano, avevo sete e mi avete dato, ero forestiero, attualissimo, mi avete accolto, ero prigioniero, mi avete liberato, ma quando mai ti... Quando l'avete fatto al più piccolo dei miei fratelli. Quindi chiunque incontro per me è un fratello o una sorella. Senti Andrea, però